si dice che l'intero borgo di Candia sia stato partorito dalla pietra leona. È un masso con una fenditura, anticamente considerato sacro e dispensatore di fecondità. In Piemonte abbiamo moltissimi esempi di pietre dai simili poteri, a volte veri e propri menhir fallici, impiantati nel terreno dall'uomo. A volte grosse pietre naturali che presentano una fenditura dal chiaro riferimento alla vagina femminile. La pietra leona è di quest'ultima tipologia e si troverebbe nei pressi del santuario di Santo Stefano. Sopra la collina, nei pressi di Candia Canavese, domina la chiesa di Santo Stefano, che fu fondata nell'XI secolo. Di architettura romanica, conserva ancora oggi la cripta originale, dove è possibile trovare una statua della Madonna con bambino. La prima datazione certa risale al 18 giugno 1177, dai monaci del Gran San Bernardo. Sulle pareti vi sono oggi affreschi quasi scomparsi, ma è possibile ancora osservare un affresco ben conservato con una cappelletta molto stretta, dove vi è rappresentata una sorta di danza sacra di beati attorno a Dio. Quest'immagine si pensa fu realizzata per contrastare la pittura, ormai oggi quasi scomparsa, di una danza macabra all'esterno della chiesa. Ennesimo esempio di costruzione cristiana a coprire quella pagana, con una pietra sopra un'altra pietra e un affresco a coprire un altro affresco. Se al di fuori dell'edificio balla la morte, all'interno balla la vita verso Dio. La chiesa è stata costruita nei pressi di una fonte d'acqua sorgiva. Anche questo è considerato un simbolo di vita nei confronti di questo piccolo sacro monte.